Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Yalia. A cosa serve? Yalia è un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. È commercializzato in Italia dall'azienda Epitech Group S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Epitech Group S.p.A. Concessionario: Epitech Group S.p.A. Categoria di appartenenza: alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Confezioni: Yalia sospensione orale 700 mg più 70 mg in 10 ml 200 ml. Indicazioni: da utilizzare sotto controllo medico in soggetti con disturbi caratterizzati da neuroinfiammazione, microglia e stroglia indotta e quindi a rischio di innescare processi di neurodegenerazione. Modalità d'uso: si consiglia l'assunzione di 10 ml 1-2 volte al giorno per cicli di 20-30 giorni, eventualmente ripetuti. Il prodotto è particolarmente indicato per soggetti con difficoltà di deglutizione. La sospensione è pronta per essere somministrata via SNG o PEG. Agitare bene il flacone. Svitare il tappo spingendolo verso il basso e girandolo verso sinistra, senso antiorario. Introdurre a fondo la siringa nel foro del sottotappo. Capovolgere il flacone, quindi, tenendo saldamente la siringa e il flacone, tirare delicatamente lo stantuffo verso il basso, facendo defluire la sospensione nella siringa fino alla tacca corrispondente alla dose consigliata, 10 ml. Rimettere il flacone in posizione verticale e rimuovere la siringa ruotandola delicatamente. Introdurre la siringa in bocca ed esercitare una lieve pressione sullo stantuffo per far defluire la sospensione. La sospensione può essere assunta anche miscelata ad altri liquidi. Dopo l'uso, avvitare il tappo per chiudere il flacone e lavare la siringa con acqua calda. Lasciarla asciugare, tenendola fuori dalla portata dei bambini. SNG Euro sondino nasogastrico PEG Euro gastrostomia endoscopica percutanea. Descrizione e caratteristiche: il tessuto nervoso centrale, sottoposto a ricorrenti e barra o croniche condizioni neuroinfiammatorie di differente origine, tende ad esaurire la propria naturale capacità di sintesi di palmitoetanolamide endogena e ad aumentare nel contempo il tono ossidativo distrettuale, elevando, in tal modo, il rischio di neurodegenerazione che caratterizza e sostiene numerose patologie degenerative, dismetaboliche, traumatiche, a carico del sistema nervoso centrale. In tali casi risulta di grande importanza contrastare il processo di attivazione di cellule non neuronali, astroglia e microglia, normalmente deputate a garantire l'equilibrio omeodinamico del tessuto nervoso e il corretto trofismo dello stesso. L'ultramicrocomposito PEA-LUTA marchio registrato, ottenuto per co-ultramicronizzazione tra palmitoetanolamide, PEA, e luteolina in rapporto 10:1, dimensioni particellari comprese tra 0,8 e 6,0 micron, agisce nell'organismo da modulatore biologico in grado di favorire il controllo della fisiologica reattività del tessuto nervoso centrale. Avvertenze: usare sotto controllo medico. Il prodotto non può rappresentare l'unica fonte di nutrimento. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza. Componenti e ingredienti: palmitoetanolamide più luteolina in farmaco ultramicronizzata. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.